Allora, cercando un po' di riorganizzare le idee, sono emersi diversi spunti, per esempio si è parlato comunque del coinvolgimento delle persone in questi processi. Poi Cinzia ha detto, ma è possibile continuare con questo modello di sviluppo? E quindi ci stanno tante domande e tante sollecitazioni. A me sembra, diciamo, ci sono due punti su cui vorrei portare l'attenzione, i modi di pensare che sono anche legati alle teorie dominanti. Spesso comunque ci sono delle teorie, delle convinzioni, delle ideologie che orientano i comportamenti. D'altra parte ci sono anche gli interessi, quindi si combinano queste due cose, però a volte, diciamo, i comportamenti sono orientati e influenzati anche dalle teorie che a volte sono completamente sbagliate. E adesso noi stiamo acquisendo la consapevolezza che certe convinzioni che ci hanno guidato perlomeno dalla seconda guerra mondiale, ma anche dall'inizio del Novecento, questo illuminismo, questa fiducia nella scienza e comunque questa convinzione che una crescita quantitativa continua fosse possibile. E poi anche un'altra condizione, cioè che comunque lo sviluppo tecnologico garantisse il progresso quindi il benessere, perché queste sono state delle convinzioni che si basavano anche su fatti. Per esempio, quando c'è stata la diffusione dell'elettricità, sicuramente è stato un passo in avanti gigantesco che ha permesso di migliorare la qualità della vita. Questo è successo all'inizio del Novecento. Poi anche la radio, le telecomunicazioni, cioè la tecnologia ha permesso di migliorare la qualità della nostra vita. Ma adesso pure questo inizia a entrare in dubbio, perché vediamo che l'impatto ambientale delle attività umane, che è stato determinato anche dallo sviluppo della tecnologia, sta determinando poi alterazioni dell'aria, dell'atmosfera, cambiamenti climatici che hanno poi effetti assolutamente negativi sul tenore di vita delle persone. E quindi a questo punto sta sorgendo il dubbio che questo progresso tecnologico in realtà poi non sia così, non permetta realmente di migliorare la qualità della vita, perché se vediamo i processi di combustione generano quindi questa energia carbonica che quindi sta alimentando l'effetto serra, sta determinando l'aumento della temperatura media del pianeta. Però, e quindi d'altra parte i processi di combustione generano polveri sottili che determinano, diciamo, uno schermo riflettente della radiazione solare. Quindi poi in realtà l'impatto dell'attività umana innesca dei processi anche contraddittori, perché questo pulviscolo, queste polveri sottili schermano le radiazioni e quindi in realtà si determina anche una tendenza verso l'abbassamento della temperatura, quindi poi i processi sono molto complicati. Comunque a questo punto noi iniziamo quindi ad avere dei dubbi e iniziamo a essere molto disorientati, perché non capiamo più se questa direzione può essere proseguita in questa crescita, questo modello di crescita quantitativo, oppure se la tecnologia veramente ci sta facendo migliorare la qualità di vita. Con Giorgio Ruffolo noi siamo convinti che, diciamo, bisognerebbe passare da un modello di espansione quantitativa verso un modello che metta al centro la qualità, dalla quantità alla qualità, quindi diciamo un'economia basata sulla sostituzione, sull'efficienza, sulla conoscenza, cioè mettere al centro altri obiettivi rispetto a quelli dell'espansione quantitativa. Tanto di più se vediamo qua in Italia, siamo ben consapevoli che proprio ormai è
congestionato, non c'è più spazio, non possiamo aumentare il numero di automobili oppure continuare a costruire case sfruttando il territorio. Quindi noi dobbiamo andare verso un'economia della sostituzione, allora iniziare a sostituire gli automobili con nuovi veicoli, oppure ovviamente certamente bisogna potenziare i trasporti pubblici innovativi con veicoli ecologici a basso impatto ambientale, poi c'è il tornare alla bicicletta e tutte queste cose qui. Questo però poi si scontra col fatto che noi siamo prigionieri di indicatori come il PIL che poi orientano le decisioni di politica economica. Quindi poi quindi se noi per esempio puntiamo su una riconversione dei trasporti basata quindi sul trasporto pubblico, sulla bicicletta, che cosa succederebbe? Che crollerebbero i consumi di benzina, cioè si diminuirebbero insomma, e questo farebbe diminuire il PIL, perché il PIL conteggia i consumi di benzina, allora ci sarebbe una riduzione del PIL, allora ci sarebbe un allarme perché dice caspita, sta cadendo il PIL, allora c'è la recessione, e se cade poi cadono i consumi di benzina, cade il gettito fiscale, perché dalla benzina lo Stato incassa un sacco di soldi, quindi peggiorerebbe il bilancio pubblico. Quindi un piano di rilancio del trasporto pubblico e dell'uso della bicicletta determinerebbe poi in realtà una serie di conseguenze negative sulla politica economica, perché aumenterebbe il rapporto tra debito e PIL, aumenterebbe il deficit in rapporto al PIL, allora lo Stato poi dovrebbe fare delle misure restrittive e tagliare la spesa, aumentare le tasse, e quindi noi siamo intrappolati poi anche negli indicatori che ci siamo costruiti. Quindi ovviamente, come si è detto, dovremmo oltretutto costruire dei nuovi indicatori per riuscire a fare delle cose giuste e che farebbero migliorare la qualità della vita, che invece addirittura gli indicatori esistenti tenderebbero a disincentivare, come l'esempio che ho appena fatto. E comunque diciamo, questo nuovo modello che punta sulla qualità richiede comunque grandissimi investimenti, perché è un'economia della sostituzione. Quindi per esempio noi dobbiamo sostituire le materie plastiche, i prodotti chimici con prodotti biodegradabili, le buste di plastica, tutto quello che è fatto con la plastica, con i derivati del petrolio, potrebbe essere fatto con prodotti biologici. Ma questo richiede investimenti giganteschi, perché noi comunque, se ci pensiamo, sono 200 anni che il modello di sviluppo, l'economia ruota intorno al motore a scoppio e alle materie plastiche e ai derivati del petrolio, combustibili fossili, cioè, si parla sempre di innovazioni e di grandi trasformazioni. Sotto questo punto di vista, in realtà, l'economia, il sistema capitalistico non è cambiato assolutamente, perché è tutto basato ancora da perlomeno 150 anni a questa parte, da quando c'è stata la rivoluzione industriale, prima il carbone, poi il petrolio, ma tutto ruota intorno all'economia del petrolio, e noi non siamo ancora riusciti a uscire fuori. E per uscire fuori dall'economia del petrolio servono investimenti giganteschi, ricerca e sviluppo, in realtà. Quindi un'economia della qualità richiede grandi investimenti, se, dal mio punto di vista. E qui sorge un altro problema, perché chi controlla il progresso tecnologico in larga misura sono le grandi imprese energetiche, le multinazionali, l'industria dell'automobile, che non ha nessun interesse a cambiare il sistema. Sono loro che hanno la possibilità di fare grandissimi investimenti, quindi in ricerca e in sperimentazione, perché tutti questi processi richiedono comunque ricerca e sperimentazione, ci sono fallimenti, bisogna fare tentativi. E queste grandi imprese non hanno nessun interesse a cambiare il sistema, perché loro comunque hanno profitti assicurati. Quindi qui si origina un problema
preoccupante su questo, che secondo me porta a sostenere l'esigenza di grandi imprese energetiche pubbliche controllate dallo Stato, che possano fare grandi investimenti. E, per esempio, io sto all'Enea, c'è anche una collega, cioè è un centro di ricerca pubblico, ma se poi non c'è collegamento con l'industria che ha l'interesse realmente a sviluppare i risultati della ricerca dal punto di vista dell'industria, è chiaro che un centro di ricerca pubblico, l'università, fanno tante attività interessanti, ma poi ci deve essere lo sviluppo industriale, ci deve essere l'interesse. E allora queste imprese private che puntano solo al profitto, e poi spesso che cosa fanno? Realizzano grandissimi profitti che reinvestono nelle attività finanziarie e non in ricerca e sviluppo. Allora tutto questo sistema di conoscenza pubblico dovrebbe essere agganciato a imprese pubbliche che poi realizzano grandi investimenti per cercare di cambiare il sistema. Quindi qui ci sono comunque delle barriere alla trasformazione di un sistema come è quello attuale, fondato su combustibili fossili, perché se noi ci pensiamo, queste energie rinnovabili stanno avendo un'espansione interessante, ma sono ancora una piccola quota. L'80% dei consumi viene soddisfatto tuttora da carbone, gas e petrolio. Il nucleare ormai sembra che sia, diciamo, entrato in crisi ormai irreversibile. Queste energie rinnovabili sono ancora insomma una frazione ancora piccola, quindi qui in realtà per cambiare il sistema servono delle trasformazioni gigantesche. Quindi io credo che sia comunque necessario, diciamo, un approccio basato sulla programmazione e sul nuovo intervento dello Stato per trainare, diciamo, questa trasformazione. Ovviamente poi anche le persone hanno un'importanza, ognuno con i propri comportamenti può influenzare l'intero sistema, però servono delle politiche pubbliche, imprese pubbliche, ad esempio come nel settore dei rifiuti, la raccolta differenziata è importante, ognuno può fare qualcosa, però poi servono impianti di selezione e di riciclo, tecnologie avanzate. Il discorso dei rifiuti è un discorso industriale, bisogna avere gli impianti che trattano e riciclano il materiale, tanto di più per questi rifiuti tossici, altamente tossici, bisogna avere le tecnologie adeguate per quindi dove uno porta questi rifiuti che siano in grado di trattare i rifiuti, che sono trattabili solo con tecnologie, quindi servono grandissimi investimenti che lo Stato dovrebbe comunque guidare. E per quanto riguarda il discorso, comunque questo discorso del modello di un nuovo modello di sviluppo centrato sulla qualità, bisogna un po' concentrarlo sui paesi avanzati, perché i paesi poveri come l'Africa, loro invece hanno ancora bisogno di uno sviluppo anche quantitativo, perché la gente gli manca proprio le cose più elementari. E qui si ricollega anche il discorso della demografia. Diciamo che una tendenza alla riduzione dell'incremento demografico è legata all'alfabetismo, all'istruzione, quindi a un progresso in qualche modo materiale che può permettere quindi alla popolazione di avere un maggiore grado di istruzione. E quindi per l'Africa e i paesi poveri, diciamo che con Giorgio Lufo noi abbiamo individuato tre punti chiave secondo noi per un programma veramente di aiuto e di sviluppo, cioè l'acqua, chiaramente serve l'acqua, senza acqua non si può fare niente, e per avere l'acqua quindi bisogna estrarre l'acqua, allora lì entra in gioco il discorso dell'energia, chiaramente l'energia solare può permettere di far funzionare poi delle pompe per l'estrazione dell'acqua. Quindi
acqua, energia solare e quindi agricoltura per produrre il cibo. Diciamo un programma per lo sviluppo dell'Africa, dei paesi poveri, secondo me si dovrebbe basare, dovrebbe puntare su questi tre pilastri fondamentali: acqua, energia solare, agricoltura. A quel punto si può iniziare a pensare di avere uno sviluppo che può poi in qualche modo autosostenersi. E quindi diciamo sì, più o meno i temi sì, che volevo toccare erano questi qua. Grazie.